queste. Quando Sofia rispose, il mortallaccio sciolgasi ormai se a restar qui me incaccio. Ben, replicò Liugò, tosto raccolto nella gloria sarai dei trionfanti. Pur militando converrà che molto sangue e sudor laggiù tu versi innanti. Da te prima ai pagani esser tolto deve l'impero dei paesi santi e stabilirsi in lor cristiana reggia in cui regnare il tuo fratel poi deggia. Ma perché più lo tuo desir s'avvive nell'amor di quassù, più visor mira questi lucidi alberghi e queste vive fiamme che mente eterna informa e gira in angeliche tempre, odile dive, sirene il suon di lor celeste lira. China, poi disse, gli additò la terra, gli occhi a ciò che quel globo ultimo serva. Quanto è villa cagion alla virtude umana, e colaggiù premio e contrasto, in che picciolo cerchio e fra che nude solitudini è stretto il vostro fasto. Lei come isola il mare intorno chiude, e lui, coro ocean chiama te, or vasto, nulla è uguale a Tainomia in sé di magno, ma è bassa palude e breve stagno. Così l'un disse, e l'altro un giuso, e l'uno mi volse, quasi sdegnando, e ne sorrise, che vide un punto sol, mar, terra e fiumi, che qui paion distinti in tante guise, ed ammirò che pur all'ombre e ai fumi la nostra folle umanità s'affise, servo imperio cercando e muta fama, né miri il ciel che a sé invita e chiama. Onde rispose, poiché a Dio non piace dal mio carcer terreno anco di sciorme, prego che del cammin che men fallace fra gli errori del mondo or tu m'informe. Replicò gli Ugon, la via verace questa che tieni, indi non torcer l'orme, sol che mi chiami da lontano esilio il figliuol di Bertoldo, io ti consiglio. Perché se l'alta provvidenza elesse te dell'impresa sommo capitano, destinò insieme che gli esser dovesse dei tuoi consigli esecutor soprano. A te le prime parti, a lui concesse son le seconde, tu sei capo e in mano di questo campo e sostener sua vece altrui non pote e farlo a te non lesci. E quindi i cristiani devono partire all'inseguimento e alla ricerca di Rinaldo. Come vi ho detto, Guelfo, lo zio di Rinaldo, va da Goffredo, gli chiede di pregare, di perdonare il nipote per i suoi peccati e alla sua ricerca sono inviati Carlo e Ubaldo, due cavalieri cristiani, che nel loro viaggio incontrano immediatamente un vecchio onesto, cioè un uomo molto umile, molto semplice, che in realtà li farà da guida. Costui è il mago di Ascalona, quindi ancora una volta entra nel mondo della Gerusalemme la magia. Questa volta però non come il canto precedente o i canti di Arniga, non una magia nera, infernale, ma una magia del tutto umana. Perché il mago di Ascalona simboleggia proprio la magia, la scienza naturale, la scienza umana, cioè che lavora a contatto con la natura ed è illuminata dalla volontà di Dio. E proprio perché è un mago, sapeva già del viaggio di Carlo e Ubaldo e fa loro da guida. Quindi gli dice loro che devono spingersi oltre i confini del mondo. Rinaldo si è perso, è in un'atmosfera che diciamo non si conviene al suo rango di eroe e proprio per questo Carlo e Baldo si devono spingere al di là del mondo conosciuto. Questa è una bella parentesi perché in realtà è poi il momento del cosiddetto meraviglioso Tassiano, cioè di Tasso che immagina un mondo al di là del nostro mondo, cosa che in effetti con le recenti scoperte scientifiche è stato dimostrato che la Terra è l'unico pianeta. Però è interessante notare come allora, con le conoscenze di allora, Tasso aveva già immaginato una realtà lontana da quella terrestre. Il mago di Ascalona, in effetti, può essere paragonato a Virgilio di Dante,
Virgilio fa da guida a Dante nell'inferno e poi in parte del purgatorio, e quindi lo guida proprio tra le anime, è la guida della saggezza, è la guida umana, perché incarna un po' quel poeta che è stato in vita. Mentre diciamo un momento lascerà poi il posto a Beatrice, c'è la guida spirituale che farà scoprire il paradiso. Allo stesso modo possiamo fare un paragone. Il mago di Ascalona è la guida che porterà Carlo Baldo alla ricerca materiale, cioè terrena, di Rinaldo, mentre la guida spirituale vera e propria dei cristiani è Pietro l'eremita. Quindi Dante, cioè Virgilio, sta al mago di Ascalona come Pietro l'eremita sta a Beatrice. E quindi leggiamo questa parte.